Ciao a tutte e a tutti. Oggi vi farò vedere come realizzare la custodia per la Big Shot Plus. È un lavoro un po' veloce, però molto carino. Io l'avevo preparata anni fa per la mia Big Shot Plus perché ho la Fold Away e quindi questa non la uso più, veramente non l'ho più utilizzata, cioè già da 2 anni, e quindi avevo preparato una cover e ce l'ho coperta da un'altra parte dove ho le cose ritirate, e quindi ho pensato di preparare il tutorial e i cartamodelli. I cartamodelli saranno in vendita nel negozio Etsy oppure in privato tramite pagina Facebook o mail. Tutti i link vi lascio qua sotto come sempre, e niente, trovate lì, quindi se li acquistate potete realizzarla anche voi, se avete la Big Shot Plus e se volete coprirla chiaramente. Io ne ho preparato anche un'altra, è possibile acquistarle anche pronte nel negozio Etsy, quindi sia questa che questa le metterò in vendita, perché io ho la mia, adesso l'ho messa a lavare, e la mia è bianca e nera l'ho messa a lavare per oggi, sta piovendo quindi non asciuga, e quindi queste due le trovate in vendita nel negozio Etsy. Niente, non so che altro dire se non che sono ritornata dalle ferie, 31 agosto, e oggi ha fatto un acquazzone, sta piovendo, ha tuonato, e quindi un po' di tristezza c'è, però ho ripreso a cucire e ho fatto anche qualche lavoretto, non so se vi interessa, ve li faccio vedere, perché ho fatto un fasciatoio da viaggio per una bimba, poi ho fatto un altro borsellino, sto facendo una borsa a uncinetto, insomma. Mi sono data da fare, però sto diventando logorroica, vi lascio al video e come sempre, se vi è utile, se vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su. Ciao! Dunque, dopo aver acquistato e scaricato i cartamodelli che trovate in vendita nello shop Etsy, li ritagliate, gli stampate, li ritagliate e poi scegliete il vostro tessuto. Vi spiego i modelli così capiamo meglio. Io li avevo preparati con la carta di buon antimaggio, però vi preparerò un PDF da scaricare e quindi saranno divisi così. Troverete i fogli che stamperete in A4 e la parte superiore, che è questa qui, la dovete scaricare e stampare in questo modo. La stampate, poi la ritagliate e unite, vedete, unire A con B, A con B, superiore B, superiore A, quindi farete questo, unirete queste due parti. Questa parte qui che avete unito non sarà altro che la metà di questa, quindi dopo che l'avete ritagliata e attaccata dovete raddoppiarla da questa parte. Quindi se volete potete stamparvela 2 volte in questo modo. Io l'ho già ritagliata così la vedete. Una volta che l'avete stampata 2 volte solo questa parte, fate questo, vedete, A con B, nuovo, e così dovete avere questo risultato. Questa sarà la parte superiore, non guardate questo che non c'entra. Quindi questa è la parte superiore e andrà messa sul tessuto doppio da questa parte. C'è scritto doppio intero. Qui doppio intero non serve più perché io l'avevo già raddoppiato. Quindi qua sopra doppio intero. Io questo ve lo rifaccio e questo doppio intero lo tolgo dal cartamodello. Quindi questa sarà la nostra parte superiore, la metà. E la mettete in questo modo. Il tessuto doppio, diritto con diritto, qua doppio intero, mettete gli spilli e lasciate 1 cm di margine per la cucitura, e questa sarà la parte superiore. Per i laterali, ma questo non mi serve ora, per i laterali raddoppiate il tessuto e c'è il laterale intero. Quindi il laterale intero ha una pence qui e qua doppio intero, quindi dovete mettere dove c'è la piega del tessuto,
In questo modo mettete pari, lasciando sempre 1 cm di margine quando tagliate il tessuto. Quindi lo metto così, mettete pari qua gli spilli. Lo fate andare da solo così come viene. Mia madre mi diceva sempre così: metti pare qua e poi come va, va. Ok, e ritagliate lasciando 1 cm di margine in questo modo. Questo sarà il nostro laterale intero, perché poi dalla parte aperta ci saranno 2 laterali, ma il cartamodello è completamente diverso, quindi troverete anche 2 parti di laterali. Ok, e questo è tagliato. Poi queste io ve le stamperò sempre col foglio A4 e in PDF bianco. Adesso io è giusto per farvi vedere. Quindi questo lo dovremmo mettere così. Questa sarà la parte che andrà in alto. Quindi quando tagliate il tessuto, se ha un motivo, mettetevelo così. E poi qua, siccome andrà aperto, lasciare 1 cm di margine. Io lo scrivo, vediamo se trovo la penna. Vabbè, ve lo scrivo nel cartamodello. Qua lasciare 1 cm di margine, anche di più se volete, perché lì andrà fatto l'orlino. Quindi lo mettiamo così, ci assicuriamo di avere il tessuto. No, sto tagliando. Quindi è così. Qui è singolo, questi due sono singoli. Quindi così. Questa è in tinta unita, però se mettete la fantasia, state attenti a non confonderli come mettete i modelli, devono essere tutti e due dallo stesso lato questi. Ok, e poi questo sempre qui vi servirà un margine. Però mi conviene fare così. Ok. E spilli. Ricordate che questi lati devono essere sempre pari al tessuto. Questo e questo. Ok, adesso ritaglio lasciando 1 cm. Qui, ma qui lascerò un po' di più perché mi servirà per fare l'orlo. Quindi faccio così. Un po' di più. Potete farlo anche dallo stesso tessuto. Io sto utilizzando 2 tessuti diversi perché mi piace un po' la fantasia. Ecco qua, ne ho tagliato un po' di più. Vabbè. Ok, questo non mi serve più. Adesso abbiamo tutti i nostri pezzi e sono in totale 4. Dobbiamo togliere i cartamodelli. Fate attenzione che dobbiamo fare una cosa. Qui ci
ci dobbiamo segnare la metà nella parte nel lato chiuso. Io faccio queste, faccio un piccolo spacchettino piccolino piccolino, così uno e due. Queste saranno le nostre metà esatte, quindi avrò questa V e questa V, e sarà la mia metà. Poi la stessa cosa dobbiamo fare qua nel pezzo, laterale intero, quindi nella parte dove il tessuto è intero, piccolo spacchettino e piccolo spacchettino. Togliamo i nostri spilli e qui ci segniamo la pence. Mi rimetto lo spillo, uno e due, giro così, metto uno spillo e prima di tutto dovrò cucire qua, chiudere la pence, ok? Facciamo questo, prima cuciamo qui. Questi per il momento li lasciamo così. Oh. Adesso cuciamo la pence e poi incominciamo ad assemblare. Eccomi qua. Dunque, ho cucito la pencina. Tolgo il mio cartamodello. Stiro tutti insieme, altrimenti poi li perdo. Ora dovremo stirare mandando la pence da una parte, in questo modo, quindi stirare bene mandando la pence tutta da una parte. Io lo farò magari dopo. Prendiamo la nostra parte superiore, appoggiamo. Sì. Dunque, prendiamo la metà e la facciamo combaciare con la V, con la metà che abbiamo tagliato. Quindi la metà con la metà e mettiamo uno spillo a 1 cm, perché ci siamo lasciati 1 cm di margine e andiamo verso destra. Quindi ci spostiamo così, mettiamo gli spilli. Assecondiamo la curva, se volete potete imbastire. Allora, quest'angolo andrà a combaciare con questo angolo in questo modo. Metto uno spillo e distribuisco un po', vedete? Lo dovete distribuire un po' come viene, lasciando un po' di molezza. Ok, se fa un po' di grinzittura non importa, perché tanto ci servirà proprio per dare quel gioco all'angolo. Ok, quindi questo qui. La stessa cosa facciamo dall'altra parte, ci spostiamo in questo modo verso sinistra e mettiamo uno spillo ogni tanto, se volete imbastite, ancora, ancora. Quando arriviamo qui, prendiamo il nostro angolo e lo facciamo combaciare con l'altro, quest'angolo con quest'angolo, in questo modo, e mettiamo uno spillo. Così, e qua lo distribuiamo un po'. Vedete? Se fa un po' di pentitura, non importa. Ecco qui. Ora dobbiamo cucire tutto attorno.
ritagliare se c'è un po' di tessuto in eccesso e poi ripulire bene bene con lo zigzag, un zigzag un po' fitto, perché così ci aiuterà a non sfilacciare e poi a dare più consistenza. E ci vediamo dopo. Ecco qui, ho cucito e ripulito questi fili, poi li taglierò. E questo è quello che dobbiamo avere da un lato. Ok? Questo qui. Ora prepariamo l'altro lato. Prendiamo i nostri pezzi. Dobbiamo fare questo. Dunque, prendo un gessetto, non ne trovo. Quindi dobbiamo in pratica avere questa situazione. Mi voglio confondere perché poi confondo anche voi. Ecco, dobbiamo avere questa situazione. Casomai io nel cartamodello vi scrivo su e su, così sapete che questa è la parte superiore e questa è la parte che va sotto, aperta. Quindi mi segno dove devo cucire. In pratica devo fare questo, devo cucire 2 cm o 1,5 cm solo. Tolgo gli spilli. Diritto con diritto e devo cucire qua, ma solo 1,5 cm, quindi io faccio a occhio, ma voi ecco. Faccio avanti e indietro, arrivo qui e mi fermo. Quindi dobbiamo cucire solo quel pezzettino, perché poi andremo a girare così, a stirare, perché ci servirà per girare l'orlo. Ok? Facciamo questo ora. Dunque, ho cucito, vedete, questo pezzettino. E ora faccio questo. Ho attaccato il ferro, ma ora cuciamo, perché io sono un pericolo ambulante. Quindi metto pari e metto gli spilli dove non ho continuato a cucire, diciamo, nella riga immaginaria, perché qua devo aprire così, cucire qua, stirare qua. Quindi faccio questo, ne approfitto anche per stirare un po' il tessuto. Qui devo avere questo risultato, tutti gli spilli, basta. Ecco qua, devo avere questo. Ok, deve rimanere proprio così, aperto. Va bene, ne approfitto per stirare anche questo, che non l'avevo stirato. Vi farò perdere un po' di tempo. Anche la pence, la schiaccio. Sono pronta per attaccare l'altro laterale, quindi mi metto la parte superiore verso di me e laterale diritto con diritto. La metà, la cucitura, che è la mia metà, la faccio combaciare con la V, si vede? Con la V della, che sarebbe la metà della parte superiore, e metto uno spillo.
e rifaccio lo stesso procedimento che ho fatto nell'altra parte. No, aspettate però. Qua, prima di attaccare, vabbè, mi metto uno spillo, ve lo faccio vedere. Prima di attaccare dobbiamo girare l'urlino qui. Quindi facciamo questo, giriamo l'urlino, lo stacchiamo, altrimenti poi vi confondo. Quindi questo qui lo facciamo ora, giriamo un urlino, così lo rifiniamo bene, così. E anche dall'altra parte, così ce l'abbiamo già rifinito. Tagliamo i fili che ci disturbano. Spillo. Anche qua. E spillo. Anche qua. Ok, dobbiamo avere questo. Quindi adesso cuciamo qui, rifiniamo l'apertura e poi attacchiamo il laterale. Non so che cosa ha registrato, dicevo, non so, quindi riprendo, metto la metà, metà con metà, e poi mi sposto, vedete? Mettendo gli spilli fino all'angolino. Qua lo stesso, arrivo all'angolo e poi distribuisco un po' la parte arrotondata. In questo modo dobbiamo accompagnare un po' il tessuto. Ok, dobbiamo cucire tutto il perimetro del laterale e ci vediamo dopo. Eccola qui. Dunque, ho attaccato anche l'altro laterale, ho ripulito. Vedete che ho fatto lo zigzag, quindi fatelo anche voi. Ora voglio misurarla per vedere se va bene, quindi mi metto la Big Shot qua e vediamo un po'. Vedete? La volevo sollevare un altro po' il cavalletto, così magari vediamo insieme come rimane. Opla, dovevo farlo prima, invece. Non mi organizzo mai. Ok, allora la parte aperta va dove c'è la manovella. Carino, cucuffetti. Ok, direi che può andare. Ve la faccio vedere così. Vedete, qua è aperto, dobbiamo ancora girare l'orlo, ma poi qua andrà il bottoncino oppure il fiocchetto. È carinissimo. Va bene. Andata. Dunque, oppla là, che pesante. Ora non ci rimane altro che girare l'urlino. Per girare l'urlino facciamo questo. Taglio un po' i fili, disturbano, faccio questo qui. Quindi una volta e due volte. Sbilanco. Uno e due. Metto una pinzetta e qui mi metto uno spillo. Se volete imbastire, imbastite, io metterò gli spilli perché vado più veloce, tanto non è una cosa di estrema precisione. Ok. Quindi giriamo l'orlo tutto attorno e poi non ci rimane altro che da mettere un fiocchetto o un bottoncino. Io metterò un bottoncino di quelli a pressione. Voi, se avete il bottoncino, volete mettere quello, se volete mettere un fiocchetto, se volete mettere il velcro, potete mettere quello che volete come chiusura. Ok, ho tutti i fili.
mano che li trovo, li ritaglio. Ero indecisa se utilizzare questo tessuto, mi sembrava carino, invece poi devo ammettere che una volta terminato mi piace molto, molto. Sì, mi piace. Ok, io continuo e poi cucio a macchina. Ci vediamo dopo per mettere il bottoncino. Si può dire che è terminato. Oggi ho fatto tutto l'orlo, tutto cucito, ci sono solo da sistemare i fili, però ora metterò il bottone così sarà terminato. Quindi faccio il mio buchino. Voi potete mettere come chiusura anche un nastrino se non avete la pinza a canne. Vi lascio il link qua sotto della pinza se volete vedere come funziona, se non la conoscete, e anche dove acquistarla se volete. No, questo va sotto, mi sto confondendo perché sto parlando. Ok, molto pratica, io ce l'ho da anni e mi trovo benissimo, quindi vedete, in un attimo si mette il bottone. Adesso io provo a misurare per vedere dove devo mettere l'altro pezzo di bottone, quindi infilo calzapennello, ma non piace molto questo tessuto, vedete, poi va sotto e in pratica mi faccio il mio buchino, tolgo, pesantissimo, questo andrà all'interno. Così, e questo qua. No, la pinza. Bottoncino è sistemato. Niente, il tutorial è terminato. Io vi saluto, se avete la Big Shot Plus spero vi sia utile, così potete fare il vestitino alla vostra Big Shot. Come sempre il pulicino all'insù è gradito, se avete qualche domanda fatemela pure, il cartamodello lo trovate nel blog Etsy oppure contattandomi in privato sulla pagina Facebook o tramite email, trovate tutti i link qua sotto. Vi saluto e vi lascio al prossimo video. Ciao!